Amiche carissime, dopo questa riunione, questo preambolo abbastanza, come dire, faticoso per riuscire ad entrare tutti in comunicazione, però è bellissimo il fatto che siamo sia in Zoom che in Craft, il che ci dà la possibilità di avere con noi anche persone che non hanno un avatar, oppure che là ce l'hanno, ma in questo momento non possono entrare. Allora, dicevamo che la volta precedente avevamo lavorato sulle motivazioni. Ora, siccome qui ci sono persone che hanno lavorato nel gruppo delle 18 e Luciana che ha lavorato nel gruppo delle 21, dobbiamo raccordarci, perché ovviamente io non sono una macchina e non ripeto sempre le stesse cose. Allora, io direi di lasciarci indietro questa la questione delle motivazioni, perché credo che ce le siamo un po' tutti chiarite, no? Che dite? Sì, sì. E allora io direi di guardare insieme quello che c'è scritto su questo sullo schermo che ho messo qui dinanzi col mare alle spalle, vedete, sì? Ecco, questo sommario, diciamo, è quello che, su cui dovremmo riflettere questa sera. Il significato della scrittura espressiva, della scrittura letteraria. Perché è evidente che noi sempre scriviamo, no? Scriviamo quando scriviamo la lista della spesa, quando prendiamo un appunto, se stiamo telefonando con un'amica o con chiunque, e scriviamo, cioè che facciamo? Prendiamo una penna, una matita, un colore, quello che ci troviamo, e buttiamo giù dei segni su un foglio, su un supporto. Io spesso uso anche il tavolino su cui scrivo, perché è bianco, e quindi anche quello diventa una pagina. Non so se a voi capita di usare dei supporti strani. A volte io, quando ho un'ispirazione, scrivo anche sul, come si dice, sullo scontrino che mi ha dato il salumiere magari qualche ora prima. Quindi il supporto è importante, ma la cosa che è veramente importante è lo strumento che noi usiamo, ed è la mano. E nel caso della scrittura su foglio, appunto su un foglio materiale, la penna. Però noi qui non siamo adesso in un contesto materiale, siamo in un contesto virtuale. Per cui quello che dobbiamo fare questa sera è quello che io di solito facevo quando nei corsi, diciamo, in presenza. Nei corsi in presenza, che è successo? Niente. Ah, nei corsi in presenza, che cosa succede? Che chi tiene il laboratorio ha un occhio aperto verso tutto lo scenario che è di fronte, cioè le persone che sono con lei, con me, a scrivere. Ovviamente io qui, tranne che Patrizia Correga, che poi è Stefania Iagnello, appunto, tranne lei che vedo tramite Zoom, non posso visualizzarvi nella realtà reale, ma vi visualizzo nel mondo immateriale. E allora, mentre nel corso in presenza sono io a osservare, qui ognuno di noi è costretto a osservare se stesso. E che cosa dobbiamo osservare? Attenzione, noi abbiamo una tastiera di fronte, non abbiamo un foglio, però le mani, non abbiamo la penna, ma le nostre mani sono comunque lo strumento con cui possiamo scrivere. Che cosa dobbiamo osservare? Dobbiamo osservare, secondo quanto dice la scrittrice di cui ho qui riportato le parole, dobbiamo osservare come cambia il nostro atteggiamento nei confronti delle nostre mani e della scacchiera, se stiamo scrivendo una lettera, un appunto, una qualunque cosa, e se stiamo scrivendo insieme qui stasera. Che cosa cambia? Cerchiamo di capire che cosa cambia. Qui la scrittrice dice
Quando guardo una persona che scrive, riesco a capire se è veramente entrata dentro a ciò che scrive dalla posizione che ha assunto. È come se il cuore le battesse forte, il respiro è profondo, la grafia è più sciolta e generosa, il corpo è così rilassato che la persona potrebbe correre per chilometri, sempre in forma. Lo scrittore si allena in continuazione, può percorrere lunghe distanze, chilometri e chilometri di carta, sa muoversi con grazia, dentro e fuori molti mondi. È Natalia Goldberg che ci dice questo. E quindi cosa cambia nel momento in cui la scrittura non ha più chilometri di carta da occupare, ma una tastiera e un foglio digitale su cui scrivere? È importante, che succede? Mi sentite? Sì. Okay. È importante che noi capiamo, ma lo capiamo nelle nostre mani e dentro noi stesse. Cosa cambia se usiamo la nostra tastiera per scrivere una cosa qualunque e se usiamo la tastiera per scrivere qualcosa di creativo, di letterario? Perché attenzione, noi scriviamo qualcosa che definiamo creativa, ma la cosa importante è che noi siamo consapevoli di dover scrivere qualcosa che esce fuori dalla quotidianità, dalla funzionalità, per entrare nel mondo della letteratura. Anche se scriviamo oggi c'è il sole, oppure il mare è calmo, è diverso se noi ne diamo informazione ad un'amica, a un amico, e se invece stiamo scrivendo un testo letterario. Cosa cambia? Cambia proprio la tensione, dal nostro punto di vista, dal punto di vista soggettivo, la tensione con cui abbiamo pronunciato o scritto o appunto digitato queste parole. Allora quello che dobbiamo capire è come noi ci poniamo nel momento in cui mettiamo le mani sulla tastiera, non per informare le amiche o gli amici che il mare è bello, il sole è caldo e così via, ma per dire qualcosa che ci viene da dentro. Non so se è chiaro questo concetto. Questo modo in cui ci dobbiamo osservare. Possiamo farlo ovviamente solo individualmente, perché siamo ciascuno di fronte alla propria tastiera. Chiaro quello che ho detto? Possiamo provare il risultato di quello che ho detto? Chi è che vuole dire qualcosa a questo proposito? Se non è chiaro, posso ripetere? Non c'è problema. Lorenza, scusa. No, vai, Rosanna, vai. No, figurati, vai, tranquilla, dico dopo. Sì. Sì, devi valutare rispetto a te stessa, perché quindi dirlo a noi che siamo qui insieme. Cosa cambia nel tuo atteggiamento nei confronti della tastiera? Cosa cambia nelle tue mani nel momento in cui invece di scrivere oggi è bel tempo ad un'amica, scrivi oggi è bel tempo per dire qualcosa di più profondo, qualcosa che ti appartiene e che vuoi comunicare su un piano non informativo, ma su un piano espressivo per farlo diventare un testo letterario? Tu direi, ma la tastiera è sempre quella, le mani sono sempre quelle. Però io vi dico che anch'io scrivo due tipi di testi. Scrivo dei testi magari per il giornale o per prendere un appunto. E poi scrivo dei testi che sono poetici o sono narrativi. Io mi accorgo di come cambio io quando cambia il testo e la finalità del testo che sto scrivendo. Cosa cambia? Cambia, come dire, nel rapporto che ho con la tastiera. La tastiera diventa una parte di me e io le consegno
una parte di me e diventiamo un tutt'uno. E in fondo la cosa che cambia è che tutto intorno a me finisce, no? Finisce di esistere. Esistiamo io, la tastiera e ciò che compare come una sorta di miracolo, perché c'è qualcosa di miracoloso nella scrittura espressiva, nella scrittura letteraria. Quello che compare sulla pagina digitale, sul doc che è aperto sulla mia, diciamo, sul desktop. Ecco, questo senso di diversità lo dobbiamo sentire dentro, altrimenti noi scriveremo sempre appunti e non scriveremo mai testi che li aspirano a essere letterari. Non so se è chiaro, Rosanna. Posso dire? Sì, certo. Cioè, mi pare che Luciana aveva chiesto, però, eh? Luciana, no, no, vai, dico dopo. Quando scrivo pensieri personali, diciamo scrittura creativa, mi sento più libera, ma nel senso che quello che scrivo non è fissato, sì, in quelle parole che sto scrivendo. Per il fatto che scrivo al computer lo posso modificare. Sì, questo mi dà la scrittura al computer. Lo modifico poi facilmente. Certe volte quello che è scritto dopo lo scrivo, lo metto prima, faccio copia e incolla, taglio e, insomma, queste modifiche che mi vengono sono più agevolate, secondo me. Ed ho il foglio elettronico mi appare ordinato, invece se quando scrivevo più sul foglio bianco, fra tante cancellature non si capiva niente più e alla fine dovevo rifare da capo. Invece questo senso anche di libertà, non so come chiamarlo, come definirlo. Ho capito. Sì, quindi diciamo è un fatto strumentale, però noi dobbiamo anche. È chiaro che questa maggiore libertà nasce dalla possibilità di cancellare, di scrivere, ma anche sul foglio bianco noi possiamo cancellare e riscrivere, anche se rimane il senso del travaglio con cui siamo arrivati a una versione definitiva, perché col doc le possiamo cancellare, quindi appunto cancelliamo anche la fatica che abbiamo fatto per arrivare a quel punto, no? a quella versione, chiamiamola così, definitiva. Io intendevo che noi si debba cercare una comunione con la tastiera che è di tipo diverso, non solo strumentale, ma proprio espressiva, proprio creativa. Cioè, cosa vogliamo trasmettere attraverso la tastiera? Poi è la penna, è il foglio, insomma. Va bene, comunque è chiaro che ognuno poi ha un suo modo di rappresentarsi nel rapporto con gli strumenti della scrittura, che non sono ininfluenti, ovviamente. Quindi già Rosa ci ha dato un'idea di come li vive lei, questi strumenti diversi. Luciana, tu volevi dire qualcosa? No, io volevo dire che io oramai a mano non scrivo, in maniera creativa non scrivo più, non sono più capace. Scrivo soltanto con la tastiera. Però io penso che questa cosa mi sia successa perché io ho visto che io con la tastiera sono molto più veloce che a mano e quando, diciamo, sono molto dentro a quello che sto scrivendo, questo mi consente una velocità tale per far sì che le idee non mi sfuggano. Scrivendo a mano io mi sono resa conto che molte cose me le perdo, magari le penso, ma la scrittura a mano non è veloce come il mio cervello. E invece la tastiera è molto più veloce. E delle volte, e sono stati momenti bellissimi, non mi è capitato spesso, ma quelle volte che mi è capitato me lo ricordo, che
le mani andavano talmente veloci col pensiero, di pari passo col pensiero, che io a un certo punto era come se mi fossi tirata fuori, scrivevo e leggevo e pensavo chissà cosa succede adesso. Sono stati soltanto momenti, ma era come se la storia andasse avanti per conto suo e io anche ero diventata spettatrice del mio racconto e ero curiosa di sapere che cosa succedeva. È come se ci fosse un filo diretto fra le idee, fra quello che ho in mente, lo storyboard, il racconto, le idee che vengono, che sono collegate direttamente con le mani. E io non, è come se non le controllassi più, non so come spiegarlo, so che sembro una pazza. Beh, guarda, una incrociata. Ma nella struttura è stato bellissimo, ed è stato bellissimo. E io anche non sapevo che cosa sarebbe successo ed ero lì a leggere curiosa di sapere che cosa sarebbe successo, cioè testa e mani andavano per conto loro, io guardavo soltanto e leggevo quello che succedeva. È stato come una sorta di insegnamento, lo so, sembro schizofrenica, però è stato bello. Allora, qui non è una questione, mi sentite? Sì? Non è una questione di schizofrenia. In effetti, qui all'inizio di questo test si parla della paura del foglio bianco, della necessità di avere mano leggera e liberamente. Quindi noi abbiamo verificato attraverso l'esperienza di Luciana che la parola del foglio bianco è una parola, è una la paura del foglio bianco, è una paura che può coinvolgere anche la tastiera e il foglio digitale. Ma se riusciamo a superarla questa paura, se riusciamo a superare questo momento di... sai che cos'è? Secondo me non è paura. È proprio la paura di sporcare il foglio, no? Di passare dal bianco, come quando mettiamo la prima urma sulla neve, no? E quindi... Questa prima orma è come se contaminasse la neve, quindi il primo segno contamina il foglio. Però se noi ci accorgiamo che questa questa è una contaminazione creativa, e allora è diverso, no? È diverso perché quella macchia che noi poniamo sul foglio, che sia materiale o che sia digitale, è l'inizio di un processo creativo. Ora guarda, quando tu dici ma sarò schizofrenica, sarò folle, beh, è chiaro che siamo tutti un po' folli, gli scrittori sono tutti un po' folli, ma chi è che si mette a scrivere, ci vuole chilometri di carta o migliaia e migliaia di battute su un doc per dire cosa? Cosa? Adesso abbiamo cercato di capire per dire come. Cioè con le mani che diventano un tutt'uno con la tastiera e trasferiscono quella follia creativa che è dentro ciascuno di noi. E cosa? Cosa? Tu dici, non lo so neanche io dove andrò a parare, cosa ne uscirà. Infatti questo succede, cioè io ricordo sempre quello che dice Pirandello, e cioè che praticamente i personaggi, se si parla di un racconto, o le emozioni, o come dire, di qualcosa che diciamo interviene nel processo poetico, qualche picco emotivo, no, che si trasmette attraverso la scrittura di una poesia, sono Lì li dobbiamo usare, abbracciare, prendere, cogliere al volo, come dicevi tu. Perché sì, potrebbero anche in un momento diverso non ricomparire più. Io tante volte ho perso, non avendo un supporto qualunque esso fosse, ho perso delle idee, eppure ce l'ho da qualche parte. E sono fiduciosa che prima o poi riusciranno, perché sono parte di me, e quindi non posso averle cancellate, anche se inavvertitamente non le ho scritte in quel momento, ma sono dentro di me e sono convinta che prima o poi usciranno. Quindi la paura del foglio bianco, la paura del foglio digitale, quando ancora è
completamente vuoto. Vedo qui che il doc ha preparato Rosanna e ha chiesto l'autorizzazione. Non riesco a capire, ma ha chiesto l'autorizzazione. Sì, Google Document. Io lo apro, ma mi chiede l'autorizzazione per entrare. No, te la scrivo in chat. Ma sì. Ok, te l'ho scritta in chat. Un chat qui locale. Vedo che non abbiate neanche la mia mail. No, scrivila anche tu sulla chat. Tu scrivila sulla chat di Zoom. Sì. Intanto possiamo sentire cosa dice Viola a proposito di questa combinazione tra mani, tastiera e un se stesso un po' più proteso verso l'espressione, la comunicazione interiore. Viola, mi senti? Sì, ci riprovo. Ah, ok. Ok. Ecco, adesso ci sono riuscita. Non l'ho messa ancora, l'ha messa. Adesso la sto scrivendo. Sì, certo. Sì, io l'ho scritta nella chat di Zoom. No, l'ho fatta bene. Praticamente nel mio caso ci sono tre puntini, scritto altro e si va alla chat. La seconda voce è chat. Se vuoi dettare per comodità comunque. Se vuoi te la posso dettare per comodità. Allora. Stefania. Si chiama Stefania, perciò non ti rispondo. Ianniello, con doppia N e doppia L. Ianniello. Sì, 91 gmail.com. Perfetto. Ok, grazie. Ciao. Ok. E
elisalaraia@gmail.com. Va bene, allora io avevo chiesto a Viola se voleva dirci qualcosa su quello che abbiamo detto. Non può usare il voice, ha detto. Non può usare? No, l'ha scritto in chat che non può usare il voice. Ah, va bene, allora lei scriverà su questo supporto digitale se ci siamo intese su quello che... E che cosa? Allora, adesso eravamo arrivate appunto a decidere, a definire che cosa scrivere, perché come abbiamo detto, con questa tensione interna, questa tensione che a volte può apparire anche vicina alla follia, questa tensione a trasferire quello che abbiamo dentro sul foglio, che sia cartaceo o digitale. Ma cosa trasferire? Ecco, appunto, allora dobbiamo intenderci stasera su questa cosa. E ognuno di noi, se volete, se vi sembra che sia un momento importante anche per confrontarci tra noi, perché vorrei adesso, qui ho citato la Goldberg, che è una donna e quindi ha un po' una sensibilità vicina alla nostra, ma potremmo citare anche Carver, che è un altro diciamo, maestro di scrittura importante, di scrittura creativa, che dice che quando si incontrano in un momento come questo, delle persone che non si sono mai conosciute prima o che si sono conosciute ma in ambienti del tutto diversi, succede una sorta, inizia ecco, una sorta di avventura, l'avventura di conoscersi reciprocamente, di usare l'altro, come abbiamo detto anche nel primo incontro motivazionale, di usare l'altro come lettore, cioè come colui che o colei che dà a quello che abbiamo scritto una identità letteraria. Cioè il lettore è quello che fa uscire da noi la nostra identità personale, fa diventare scrittori. Perché per essere scrittori ci vuole un lettore, non basta essere scrittori. E il lettore di se stessi è troppo poco, bisogna trovare un lettore. E qui noi abbiamo questa grande fortuna, tra virgolette, opportunità, forse meglio che fortuna, anche se è fortuna che ci siamo incontrati insieme con questo desiderio comune di scrivere. Quindi questa opportunità di... dinanzi a noi dei lettori o delle lettrici nel nostro caso. E quindi adesso potremmo, su questo cosa scrivere in questo momento. Non poniamoci il problema di cosa scriveremo dopo. Perché ovviamente siamo in un momento laboratoriale e quindi in una fase iniziale di un momento laboratoriale, quindi non pensiamo a scrivere un poema o un romanzo o un racconto, quindi un testo lungo.
Sto scrivendo tutto, benissimo. Qualcuno ha preso il tempo? Sì, beh, ma non è un capestro, eh? Quando siamo tutte tranquille che abbiamo finito, allora possiamo segnare il tempo, non c'è fretta. Quando siete pronte lo dite, eh? Fatto. Allora vogliamo avete finito? Sì, sì. Che dite? Elisa, la Stefania, Viola? Sì. Sì. Ok. Bene. Allora. Ah, non abbiamo firmato. Ok. Bene, allora riprendiamo da Viola. Vediamo cosa ha scritto Viola, che non ha il voice, si è espressa su questa pagina. Viola, dove sei? Eccola Viola. Leggo, allora, abbiamo detto dell'importanza della lettura, della lettura ad alta voce, ovviamente. Io faccio da lettore, e quindi attraverso di me, chi ha scritto deve dire come è diverso quello che ha scritto se letto da un altro. Questo l'abbiamo già visto la volta precedente. Cioè nel momento in cui qualcuno, un lettore, legge il testo di uno scrittore, lo scrittore dovrebbe sentire una leggera differenza fra quello che ha scritto e quello che ascolta. Vediamo. Amo il mare. Spesso lo sento dentro me, con le sue maree, la sua quiete, ma anche tante tempeste. Non riesco a vivere senza vedere il mare. Ascoltare la sua voce, che è stata molte volte la mia ispirazione, ma non abito molto vicino al mare. Allora, in questo periodo cerco di sentirlo di più dentro di me, perché so che lo vedrò poco. A volte ho il timore di non poterlo vedere più. Viola Tatam. Allora, Viola, adesso, visto che tu non puoi usare il voice, puoi scrivere qui. Cosa hai sentito di diverso nella mia lettura? Lo puoi scrivere, sì, lo leggiamo poi tutte. E poi anche Stefania, che finora non ha detto nulla. Stefania, ci sei? Sì, sì, ci sono. Allora, vediamo cosa ha scritto Stefania e poi sentiamo quello che ha da dire sulla mia lettura. La volontà di comunicare l'amore per la parola ci abitano così fortemente che ci siamo riunite qui oggi abbattendo ogni distanza fisica ed ogni barriera o limite. Il bello della parola e della cultura in genere è proprio il non avere limiti e quella forza di andare in controtendenza. Il ruolo della comunicazione, infatti, è quello di avvicinare chi è lontano, di dar voce a chi non ce l'ha. Oppure a chi fa fatica a trovare la sua. Non c'è nulla che la parola non possa risolvere e che la comunicazione non possa sovvertire o stravolgere. Allora, Stefania, ti sei ritrovata nella mia lettura?
Sì, però effettivamente è molto particolare perché sembra quasi di leggere le parole di qualcun altro. Vero? questo sì. Ma questo sentire la distanza. Ecco, io questo vorrei comunicarvi come esperienza. La distanza ciò che scriviamo come scrittori e ciò che leggiamo come lettori. È chiaro che io qui svolgo il ruolo, sostanzialmente poi ogni scrittore attribuisce a se stesso, perché lo scrittore necessariamente rilegge 100.000 volte quello che ha scritto e quindi diventa il lettore di se stesso. Però attraverso la lettura di un altro e immaginato soprattutto che sarà un altro a leggere e non lo scrittore, quello che lo scrittore ha scritto, si riesce a costruire quella distanza che è necessaria per capire se ciò che abbiamo scritto è stato recepito da un altro o se un altro o un'altra ha dato una sfumatura nuova e quindi una scrittura nuova a quello che abbiamo scritto noi. Quindi Stefania, hai notato questa... Sei diventata già scrittrice nel momento in cui hai assunto questa identità che poi il desiderio un po' di tutte noi, ovviamente. Forse per quello che sembra di ascoltare le parole di un'altra persona, proprio perché non ci si sente scrittori, però nel momento in cui si viene eletti si ha quella sensazione. Vero? Ma è importante imparare a provare, perché la cosa, diciamo, è difficile, no? Per uno scrittore, essere critici con se stessi, cioè assumere quella identità di lettore fuori di sé, fuori da sé, che la lettura comporta. Quindi questo è per uno scrittore, per chi approccia la scrittura per un fatto semplicemente così di occasionale, forse non è così fondamentale questo, ma per chi approccia la scrittura nella intenzione, che poi venga pubblicato o meno è un'altra questione, lo vedremo se mai ci arriveremo, però con questa idea che quello che scrive lo vuole proporre ad altri, è importante riuscire a stabilire questa distanza. Va bene, vediamo che cosa ha scritto Rosanna, che ci ha fatto tanto, ho fatto tanto lavorare stasera. Sono molto felice. Vabbè, ma perché? Guarda, la motivazione è la cosa più importante. Dalla motivazione non esce mai nulla di, come dire, di superficiale. Sono molto felice di partecipare con voi a questo esperimento. Mi fa di nuovo provare quella sensazione piacevole dell'inizio di qualcosa di importante. Scrivere per me è facile. Scrivere un articolo, un post, anche una lettera. Ma scrivere un testo letterario è sicuramente una prova diversa e più impegnativa. Vi confido una piccola cosa. Io qualche anno fa, dopo la morte di mia madre, ho iniziato a scrivere una biografia, ma non l'ho mai conclusa, perché a un certo punto persi la spinta propulsiva. Rosanna, noi siamo qui per darti questa spinta. Sì, perché, ma sai, guarda, a me è capitato, proprio oggi mi ha telefonato un amico che è stato mio, fra virgolette, allievo di scrittura creativa, che adesso pubblica un libro. E lui mi ha detto la stessa cosa. Se non avessi avuto... Certamente la volontà l'aveva di suo, no? Però se non avessi avuto chi mi ha dato questa spinta, sarebbe rimasto tutto nel cassetto, sarebbe rimasto tutto incompleto. Invece dal lavoro che ha fatto con me ha trovato l'energia per trasformare questa sua passione in qualcosa di più. Non diciamo una professione, ma in qualcosa di più. Scrivere e pubblicare un romanzo è certamente qualcosa di più. E io sono stata... Un passo di questo suo percorso. Per cui, Rosanna, io spero di dare anche a te quella spinta propulsiva di cui hai sogno. E poi io potrò seguirti sempre in questa tua strada.
Guarda, sai, ma tante volte anch'io non trovo le cose. Però ti ho detto, le cose che abbiamo scritto sono dentro di noi. Magari ci fa male dover rifare la stessa fatica che avevamo già fatto. Ci annoia, no? Però è tutto dentro di noi, quindi potrai recuperare benissimo. Prima cerca sul PC e poi nella tua mente. Allora, adesso vediamo. Rosa di una sintesi estrema. Guardo il mare e vorrei scrivere di un viaggio in un paese lontano. Beh, Rosa, devo dirti questo, che la tua sintesi, no? La tua sintesi è come una promessa. Vorresti dire di un viaggio in un paese lontano. E allora noi, Rosa, siamo qui. A Rosanna darò la spinta per recuperare questa biografia, che sicuramente scriverebbe, ha già iniziato a scrivere con grande emotività e passione. E a te! Ti aspettiamo in questo viaggio. Ci dirai le tappe di questo viaggio. Sono ancora molto indecisa, molto... Scrivere di un viaggio è il mare. Il mare è proprio come dire la via per il viaggio, no? Noi siamo mediterranei, quindi bene o male, se non c'è mare, non c'è manco viaggio. Adesso vediamo cosa ha scritto Elisa e poi passiamo a Luciana. Sto nuotando. E il mio respiro si fonde con quello delle creature marine che vedo nitidamente danzare nell'acqua limpida insieme a me. È meravigliosa questa sensazione di unione, di complicità. Sento l'aria riempire i miei polmoni e l'aria della mia mente e lo spazio infinito che ho dentro a guidarmi. Chiudo gli occhi e sono a casa davanti al camino. Sì. L'immagine di me fusa con il mare mi permette di sopravvivere all'inverno gelido di questa città fatta di affetti e di solitudine. Ecco, Elisa è un esempio, no? Un po' di quello che ho scritto io nel mio testo. Poi magari vediamo di leggerlo dopo. Qui c'è il viaggio già c'è, Elisa, no? Mi senti, Elisa? Sì, ci sono. Quindi c'è già il viaggio che Rosa ha abbottato, no? Il viaggio che lei vorrà fare. Lo hai già iniziato in questo testo. È un viaggio marino. Ma è un viaggio, però non dimentica anche il gelido inverno di questa città, come ti capisco, perché io mi sono dovuta mettere una giacca su una giacca per poter reggere al gelido inverno. È un testo che parla di una sensibilità profonda. Mi piace che senza voler, io leggeremo, ci ritrovo qualcosa. Ciao. Sì. Allora Luciana, ti faccio da lettrice e poi mi dici, Elisa, che cosa ha aggiunto alla tua scrittura? Ha aggiunto qualcosa? Sei uscita da te stessa attraverso la lettura? Beh sì, assolutamente sì. Io parlo di una sensazione visiva, cioè la lettura mi ha dato un altro scenario rispetto a quello che avevo io immaginato, non so come spiegare. Mm-hmm. Cioè, un'altra immaginazione. Va bene. L'importante è che tu abbia colto questa distanza. Il testo, ovviamente essendo tu un'artista, la sai, conosci già questa sensazione dell'uscire fuori, no? Quando un'opera è creata non ti appartiene più, appartiene al fruitore. E qui la stessa cosa avviene con la scrittura. Una volta che un testo è scritto, appartiene al lettore. Qui noi abbiamo un'opportunità di poter essere entrambe le cose, autore e lettore. E quindi abbiamo un'opportunità in più rispetto magari a chi scrive in perfetta solitudine.
Il tempo di Luciana è venuto. Vorrei scrivere di quanto mi rende felice essere qui adesso. Vedo tutte le righe che si compongono, un po' scrivo, un po' leggo. Sono curiosa di leggere le storie degli altri. È un foglio che prende vita. Le storie che prima non c'erano, adesso ci sono. Prima erano nascoste nella testa di ognuno di noi. Neanche sapevamo che ci fossero, ma erano lì ad aspettare di uscire e respirare. Affascinante vedere le parole che sgorgano dal bianco. Anche qui abbiamo già un bel viaggio iniziato. E d'altro canto quello che diceva Luciana prima era la premessa di tutto questo. E ci sono due parole molto belle che vorrei sottolineare. Felice, e guarda, ti assicuro che quando io... Diciamo, è brutto dire tengo questi corsi perché non li tengo, io li do. gioco molto su questo tenere e dare, no? Quindi quando sono insieme ad amiche e amici a parlare di scrittura, la prima cosa a cui tengo è che ci sia un piacere, no? Il piacere. E qui la parola piacere è tornata più volte. La felicità, il piacere. Ed è importante. E poi la curiosità. Quindi sono due condizioni che ci devono accompagnare sempre. Se non ci accompagnano, non c'è scrittura. Piacere. Ovviamente la scrittura può essere anche dolore. Cioè non illudiamo, non vorrei illudervi che la scrittura sia piacere e basta. La scrittura spesso è dolore, è stanchezza, è sfida, è anche, come dire, anche rinuncia a volte. Quindi diciamo che il fenomeno è molto complesso, però mi piace sottolineare in questo momento in cui siamo insieme soprattutto questo piacere, e il piacere è importante. Viola, non è scritto nulla. Perché non ci comunichi che cosa ti ha dato la mia lettura? Se mi hai riconosciuto come lettore, oppure Viola, mi puoi rispondere? Ha scritto in chat vocale prima, però. Ah, ecco, non lo so, perché io sto vedendo qui. No, se ha risposto qui, è qui. Ah, aspetta, come l'avrei letta io. Benissimo, noi ci intendiamo perfettamente, Viola. Però quel distacco non è avvenuto. Che dici? O è avvenuto? Scrivi qui, dai. Ti sei sentita tu come scrittrice, io come lettrice? Cioè in due ruoli diversi? Va bene, noi siamo qui, se Viola vuole scrivere, aspettiamo. Ragazzi, noi siamo arrivati già alle 7:10. Io sono felicissima di poter stare con voi, però dobbiamo passare adesso a una fase più avanzata, perché noi siamo comunque in un mondo immateriale. Adesso abbiamo ragionato tra noi del passaggio dal foglio cartaceo alla penna, alla matita, al colore, alla tastiera, al foglio digitale. Ma noi qui, infatti, il foglio digitale l'abbiamo utilizzato, sporcato, abbiamo scritto, abbiamo cominciato quel percorso chilometrico che spero faremo insieme. Adesso dobbiamo fare un altro passo, perché questo laboratorio ci vede qui in un mondo immateriale, anche se due delle nostre amiche sono su Zoom, però possono partecipare della natura di questo mondo immateriale. E allora ritorniamo alla domanda che avevo posto l'altra volta. Mi sentite? Sì. Ecco, avevo posto l'altra volta e la trovate sul doc. Che cosa aggiunge la scrittura in un mondo immateriale alla scrittura?
Come può, avevo chiesto, questo foglio immateriale su cui scriviamo intensificare, potenziare la vostra scrittura o la nostra scrittura? Abitare la parola, questo è. Questa è la differenza, abitare la parola. E che vuol dire abitare la parola? Vediamo se riusciamo a trovare insieme una definizione per abitare la parola. Io dico sempre a Lone, che mi aiuta in questo progetto sulle scrittrici, che mi consente di abitare le mie idee. E la stessa cosa che chiedo a voi. Che vuol dire abitare la parola? Possedere, vabbè, diciamo, esprimiamoci anche in chat, perché non muoversi con all'interno della parola, come si farebbe all'interno della propria casa. Sì, va bene. Sì, anche per me una sentirsi dentro di cosa è vista, anche per me una dimensione spaziale, cioè abitarla vuol dire, cioè, essere dentro la parola, essere dentro ogni significato, no? Ok. Infatti anche Viola dice sentirsi dentro di essa. Abitarla. Vediamo se riusciamo a dire una cosa. Sì. Lorenza? No, sì. Io penso ad abitare la parola, ma Questo che stiamo facendo lo penso anche molto in relazione a un mondo immateriale come questo in cui siamo adesso. E abitare la parola in questo momento per me significa, cioè, le parole che io scrivo sono pari al mio avatar che mi rappresenta. E è un'altra espressione, cioè completa la, come dire, la mia presenza qui, che non è una presenza materiale. È una presenza in voce, insomma, vabbè, in lontananza, ed è l'unica cosa materiale e reale del real life. E io sono presente qui con il mio avatar, ma accanto al mio avatar adesso ci metto le mie parole, sia quelle che dico, ma anche quelle che sto scrivendo in questo laboratorio. Io non mi riesco a spiegare bene, ci devo pensare meglio a come spiegare. Ma in effetti però non è un concetto semplice quello di abitare. Però ci stiamo riflettendo insieme, perché io vorrei che fosse chiaro. Qui non c'è nulla che, a parte una tecnica di dialogo, così, insomma, la costruzione di fasi della parola, non c'è nulla che sia, come dire, bloccato, prefigurato, preparato. Cioè noi qui stiamo vivendo un'esperienza reale, ma reale in che senso? Nel senso che la stiamo vivendo. E già questo è abitare la parola. Cioè, noi siamo dentro un processo che si avvale della parola, no? In un mondo immateriale, e quindi abitiamo la parola in quanto la gestiamo come avatar e come persona. Cioè non dimentichiamo mai la doppia identità, che poi è una sola. Non posso essere io diversa da come sono, ma posso anche essere libera di essere, più libera di essere diversa. Su questo ci dobbiamo anche ragionare. Abitare la parola in un mondo immateriale, che significa essere perfettamente se stessi o scoprire altri se stessi, che siamo tutte donne. Sono concetti profondi che ovviamente stiamo cercando di affrontare e che poi entreranno nel processo di scrittura. Rosa, che dici? Che vuol dire abitare la parola, secondo te? Io pensavo che si è un po' più liberi anche di scoprire altri se stessi, perché è comunque per me è una cosa nuova, anche se scrivo in internet, blog, tutto quanto, però questo mondo immateriale
come lo chiami tu, anche come parola immateriale, per me è nuova. Io lo chiamavo sempre mondo virtuale. Questa differenza, perché dall'inizio, da quando me l'hai proposta questa esperienza, l'hai sempre definito mondo immateriale. Qual è la differenza tra mondo immateriale e virtuale? Ma guarda, non è una differenza. Qual è la stessa storica, diciamo. Differenza storica nel senso che quando io ero in Second Life 12 anni oramai, il termine immateriale era l'unico termine cui definivamo il mondo in cui si viveva, quindi era un mondo virtuale, cioè un mondo che non è reale, ovviamente virtuale, è digitale, ecco, virtuale nel senso di digitale. Poi questo termine è andato un po' in disuso perché si è capito una cosa, che In effetti, fra mondo reale e mondo virtuale non c'è una differenza sostanziale. Cioè noi siamo dentro e fuori questo mondo. Io sono seduta qui al tavolo della mia stanza con il computer, la tastiera, il telefono che ogni tanto squilla. Questa virtualità, in effetti, questa virtualità non è un essere fuori dalla realtà. Quindi si tratta di passare dalla parola virtuale alla parola immateriale con un processo mentale che ci fa capire che noi siamo in un mondo che proviamo a toccarlo, non ci riusciamo, proviamo a mangiarlo, non ci riusciamo, proviamo a berlo, non ci riusciamo. Proviamo anche a odorarlo e non ci riusciamo. Quindi è chiaro che non è materia. Questo è importante, secondo me, da comprendere. Non è materia, è immateriale, ma è un completamento del mondo materiale. Quindi non ci sono due mondi. Insomma, mondo reale, realtà virtuale appaiono come due cose distanti, diverse. Mondo reale e mondo immateriale appaiono invece come la stessa cosa. Sono diversi gli strumenti, sono diversi, è diverso il modo in cui noi abbiamo approccio a quello che diciamo, a quello che vediamo, ma in effetti non c'è altra differenza. Come se noi quando diciamo foglio cartaceo e foglio digitale, no? Il foglio cartaceo è una cosa, il foglio digitale è un'altra. Ma il foglio digitale può fare a meno solo se vogliamo del foglio materiale. Quindi comunque torniamo sempre al mondo materiale per approcciare al mondo digitale. Se non abbiamo uno scontrino non abbiamo neanche il PC. Non so se è chiaro. Cioè abbiamo bisogno di capire che fra mondo reale e mondo immateriale non c'è una distanza, ma c'è un completamento. Questo è fondamentale. Per questo che io non amo più usare mondo virtuale e contrapporre mondo virtuale e mondo reale. Non c'è contrapposizione, c'è semplicemente un completamento che è determinato dall'uso di tecnologie che partono sempre dalla nostra realtà. Non so se è chiaro, sono concetti che possiamo approfondire. Però io non amo sentire come opposto al mondo reale, questo mondo che si continua per qualità proprio anche di comprensione a chiamare virtuale. Però no, siamo anche virtuale, perché non lo opponiamo al mondo reale, ma lo affianchiamo, lo abbracciamo, perché è parte di noi. Ah, è realissimo, tanto è vero che
Anzi, qui poi con la mediazione del doc diventa ancora più reale, perché magari scrivendo sulla chat qui c'è una maggiore distanza, ma con il doc proprio abbiamo le tre fasi: noi fisici, materiali, il doc digitale e il mondo immateriale. E vabbè, insomma, abbiamo cercato di capirci su queste cose. Allora, cosa aggiungere? Ah, sì, sì, sì. Questo mettere insieme Zoom, Doc. Sì, sì, sì. Zoom. Va bene. Sì, sì, stiamo facendo... Tanto per cambiare, Luciana, stiamo sperimentando, vero? La voglia, noi sperimentiamo sempre, se no non sopravviviamo. Siamo sperimentali, siamo sperimentali. Noi siamo sempre quelle che stanno sempre un passo dal traguardo, no? Ce la spostiamo da... Il problema sai qual è? Che il traguardo si allontana sempre, perché noi non amiamo i traguardi, noi abbiamo i percorsi ci piacciono. No, e quando arriviamo da una parte diciamo possiamo fare un altro pezzo, ma sì, certo. Continuiamo ad andare avanti. Noi amiamo le strade, le vie, che siano digitali o immateriali, non ce ne importa proprio. Noi andiamo, procediamo. Andiamo verso il futuro, perché niente ci può fermare. Sì, dobbiamo concludere perché il tempo è scorso. E allora adesso ci siamo fermati all'espressione abitare la parola. E la prossima volta faremo qui un percorso anche in Noi Lab o in altri luoghi per capire meglio cosa voglio dire e cosa significa per me, ma vedo in fondo anche per voi, abitare la parola. Io vi ringrazio, dobbiamo prendere un'abitudine bellissima che ho sempre tenuto negli incontri di scrittura. Un applauso finale. Rosanna, fa gli applausi quando fanno le serate di musica. Io intanto ve lo faccio reale l'applauso, perché guardate, è stupendo essere qui a parlare con voi di queste cose.